radio2pod.rai.it. Pronto? Buongiorno, volevo un'informazione. Dica. Io c'ho uno yogurt che scade oggi. Ma a che ora scade? Lo yogurt? Sì. A che ora? C'è scritto che scade oggi, ma non c'è scritto l'ora. Beh, non credo che ci sia mai stato scritto l'ora di scadenza. Siamo sicuri? Beh, sicurissimi. Comunque, guardi, se non è gonfio sopra, può anche mangiarlo tranquillamente. Però c'è un altro sapore. Cioè, io l'ho comprato che era yogurt alla banana e adesso c'è un sapore diverso. Vabbè, lo butti via allora, cioè... Però è buono lo stesso, sa di mela. Senta, se non è gonfio lo può mangiare tranquillamente, però se non è tranquillo lo butti via, non lo mangi. Che io ho la digestione lenta, quindi se lo mangio poi scade mentre... Senta, lo butti via, va, lo butti via. Buongiorno, volevo un'informazione. Dica. Io c'ho uno yogurt che scade oggi. Sì? Ma a che ora? Come che scade oggi a che ora, scusi, C'è scritto che scade oggi. Sì. Ma non c'è scritto l'ora. Anche l'ora? Cioè, praticamente sullo yogurt devono mettere la data di scadenza compreso l'ora di, da quello che sto riesco a capire. Sono 24 ore. Sono 24 ore. Senta, io gli passo il laboratorio, Va bene. Glielo spiegheranno loro. Stai in linea. Pronto? Buongiorno, volevo un'informazione. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho uno yogurt che scade oggi. Sì. Ma a che ora? No, allora non è riferito, non c'è un orario di scadenza, c'è il giorno di scadenza. Ma se nella mezzanotte passa il giorno, l'orario si sa, cioè voglio dire, quando scade esattamente la mezzanotte? Allora, lì c'è consumarsi entro il... No, ecco, la data di scadenza si riferisce alla giornata di scadenza. Ma se io non vado a dormire e scade oggi... Sì, ma se lei lo consuma anche a mezzanotte e mezza... Non le succede niente. Perché io ho avuto anche questo pensiero. Siccome mio nipote mi ha comprato gli yogurt e poi è andato via. Allora io ho detto, se ne mangio uno che scade oggi prima di andare a dormire. Sì. Io c'ho la digestione lenta e lo digerisco il giorno dopo. Non è che questo poi... crea un insieme di condizioni chimiche. No, può stare tranquillo che non succede niente, non crea nessun tipo di problema, cioè se lei non ha controindicazioni nel consumare lo yogurt. Perché ho visto un film dove c'era uno che poi esplodeva. Ma quello sarà stato un film di fantascienza, poco a che fare con la realtà di chi sta con i piedi per terra. Perché ha cambiato un po' sapore questo yogurt. Io l'ho preso alla banana. Che yogurt è? Banana? Ma adesso sa di mela. Ma com'è possibile? Non lo so. Io per quello c'ho paura. No, allora, guardi, la cosa che può essere successa è che magari non è stato durante tutta la sua vita, insomma, durante il trasporto, eccetera, in questi giorni che fa caldo, che non abbia rispettato completamente la catena del freddo. Però uno yogurt è per cui potrebbe essere un pochino più acido. Ma cambiare di sapore addirittura così banana diventare mela è un po' difficilino. Perché dentro ci dovrebbero essere i cosi vivi, come si chiamano? I fermenti, sì, certo, i fermenti ci sono. E come faccio io a vedere che sono vivi? Beh, lei non può purtroppo, perché per vedere che sono vivi, essendo... microorganismi si vedono solo al microscopio e uno a occhio nudo non può saperlo, però noi che lo produciamo garantiamo che fino alla scadenza i fermenti lattici ci sono e sono vivi e questo è un requisito di legge che dobbiamo garantire. Perché se prendo il microscopio di mio nipote non serve, no? Ma se vuole sì. E si vedono?
se lei ha un microscopio vede che ci sono, solo che guardandoli solo al microscopio sì, riesce a vederli. Chissà, comunque lei dice che l'orario non l'orario fa... non influisce sulla conservazione. E con l'ora legale non c'entra niente, se scade... Non c'entra nemmeno l'ora legale, purtroppo i fermenti non sanno che esiste l'ora legale. Aspetti, sì. Ma sa che adesso... Lo sta mangiando? Ma sa da kiwi adesso. Ma che yogurt è? Ma uno dei vostri. E mi dica esattamente che prodotto è. È uno yogurt? Sì. Intero, tutti i frutti. Radio2pod.rai.it